ragazzi, siamo qui con Rossa Profile, sono arrivato primo, abbiamo fatto un bellissimo local in deathmatch perché era un piccolo local, abbiamo deciso di fare più duelli e di conseguenza abbiamo deciso di giocare tutti contro tutti, perché sennò con la Svezia veniva pochi turni, ma noi vogliamo giocare. Ho fatto 5-1, ho portato Roid con Mega Roid City. Un mazzo, ringrazio il mio amico Sean per la decklist. Il mazzo mi è piaciuto molto perché è versatile, ha molti spunti, ha molti punti di forza e cerca di trarre profitto dalle distruzioni. Molto forte, prima la vedere. Allora, intanto la skill, molti si dimenticano che erano a terreno e non la spaccano mai. Una volta per turno spacco una scoperta e posso pigliare una carta Roid. Molto spesso è mix Roid o la counter. Quando attacco un Roid posso mandare un Roid al deck a cimitero e cambiare attacco e difesa. Molto forte perché io ho 2002, gli altri hanno 2000. Molto forte soprattutto contro i Bitterand. 3 mix Roid perché è la carta più forte dei Roid, la evochi, diventa qualsiasi cosa, va al cimitero, rimuove o posso evocare una fusione dell'ex deck. La combo base la fai con lui, 2000 di difesa e anche la Leo. Track Roid, nuova tech. Ha 1000 di attacco e 2000 di difesa, però con la skill va a 2000, quando il subo mosso lo equipaggio e aumenta l'attacco. Molto forte, soprattutto se qualcosa non deve stare al cimitero. Il Roid a 2x, troppo forte, spacca le difese. Ho orientato abbastanza il mazzo su questo in modo da poter levare facilmente roba grossa o roba forte. Due Cyber Draghi perché sia come mangime per fusione futura, sia perché di base è sempre il mazzo comunque tecnicamente sarebbe un agro, quindi si deve giocare. Mono Ginzo troppo forte, male che vada all'Evil Side contro i mazzi trappolosi. Non è stata secondo me la migliore scelta, però male che vada se ne andava. Però è sempre forte averlo, sempre un mazzo macchina. Le mono forti perché dobbiamo evocare tramite fusione, quindi tutti quanti. Il più scarso di tutti è indubbiamente il Sultroid, però serve per evocare la fusione grossissima. Due Shrink perché i nostri mostri devono rimanere vivi e dobbiamo chiudere la bestia velocemente. Mono Book perché normalmente i mostri dell'avversario devono andare in difesa per non risolversi e per non attaccare. Carta Tech va in combo con la skill, la spacchi e poi ritorna. In questo modo levi il meno uno della skill e puoi dare qualsiasi cosa. L'endpace si ripippa. Molto spesso l'attacco aumentato dovrebbe risolvere la partita, però a me non mi è mai capitato. Overload per evocare Chimera Deck, molto grosso, molto forte, mi ha fatto vincere la partita. Personalmente sta benissimo. Tre fusioni future. Allora, è stata la carta più forte del gioco perché oggi mi è capitato di giocarla a 2-2, semplicemente perché con una risolvi ed evochi lui, che è molto grosso, e con l'altra evochi lui mandando tutto al cimitero. In questo modo hai accesso tranquillamente a mandare tutto quello che ti capita con il Mixroid. Mono Energy Call perché non lo vuoi pescare, lo vuoi solo searchare, è un Omni Negate, è fortissimo, ha fatto vincere due partite, se entra in fusione grosso e lui hai vinto. Tre muri di disturbo perché l'avversario deve rallentare il più possibile, è troppo forte contro Cyber Ranger che per me è il T1 più forte. Carta troppo inutile ovunque tranne qui, Etaka, semplicemente perché nego gli OTK, nego gli attacchi grossi e va in combo con Android, solo per questo. Gli Exodec ho portato
due Chimera Tech Fortress per fare in modo di avere Cyber Drago più altre macchine, mandare tutto al cimitero. Mi è capitato due volte di farle, di mandare tutto solo per poter risolvere una volta Overlord e una volta Mixeroid con 12 mostri. Lui si evoca con 4, tecnicamente se ne peschi uno non lo potrei evocare, però se puoi è la migliore scelta. Leva un mostro all'avversario e attacca tutti quanti con 1008. Ci può stare, vale che vado, lo metti in difesa e ogni turno gli devi un mostro. Jumbo Drill, che è il campione del mazzo, attacchi e perfori, è un 3000 in combo con la counter, chiudi e basta. Necroid e Ambulanceroid mai evocati perché non sono fantastici, però in sinergia servono a essere evocati. Lui è forte perché spacca e evoca un'altra cosa e tiri magari un mostro grosso, e lui è un roid, quindi va in combo con la counter di livello 6. Non è il migliore, però ci sta. Ok, dimenticavo la side. 3 rilascio perché contro, allora, il mio maggiore antagonista è Cyber Angel, quindi mi basta pescarne una, ci devo tutto, posso attaccare e vinco. Memory Loss è troppo forte sempre contro Cyber Angel o contro determinati altri mazzi. Quando evochi mossa in attacco e parte l'effetto, non è che lo metti in difesa e gli annulli l'effetto. Va in combo contro il Roid, molto forte, mi è piaciuto molto oggi personalmente, o comunque molto spesso mi capita che devo levare qualche cosa dal main per forza e preferisco mettere l'oro. E questa qui contro i mazzi troppo losi, perché personalmente è troppo forte, non vorrei stare senza, però è solo contro alcuni mazzi. Grazie. Vorrei ringraziare di nuovo il mio amico Sean Tale Christ, il mio team per aver appoggiato la gran vittoria. Ringrazio tutti gli altri che hanno partecipato al nostro local. Vi ringrazio tutti. Complimenti soprattutto a Riccardo che mi ha battuto. Ho perso soltanto contro Abbandono, perché materialmente non avevo messo down. Però lui è stato pure molto bravo, ha giocato bene le risorse, si è meritato comunque di avermi battuto. Ti ringrazio.